Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle serie manga che sto attualmente seguendo. I manga di cui vi parlerò oggi sono quelli che sto seguendo costantemente, di cui seguo quindi regolarmente le nuove uscite. Per quanto riguarda i manga che non so se continuare o meno, che sono in libreria da un po' di tempo, ecco, su quelli vorrei fare un video a parte. Fatemi sapere se vi può interessare. Il primo manga che sto seguendo costantemente da almeno 2 o 3 anni è L'attacco dei giganti di Isayama, edito dalla Planet al prezzo di 4,50€. Attualmente siamo arrivati al numero 22 e penso che ci stiamo avvicinando alla fine. Che dire di questo manga? Direi che è abbastanza famoso, c'è anche l'anime, sono usciti anche dei lungometraggi al cinema che io ho stramato. È una storia che mi intriga veramente tantissimo, a tratti mi annoia un po', la trovo un po' scontata, a volte mi confonde non poco, come ad esempio questo numero 22, però è uno di quei manga che secondo me ti cattura, se ti prende non c'è fine, non c'è scampo. Una delle cose che mi hanno colpito da subito di questo manga è che parla appunto di giganti, questi esseri dalla forma umana però spesso sproporzionata. Sono veramente terrificanti, il modo in cui vengono rappresentati mi terrorizza a volte, più nella versione animata, devo essere sincera, perché hanno delle movenze veramente particolari, bizzarre. I disegni sinceramente non mi fanno impazzire, li trovo abbastanza brutti, ma per quanto riguarda la rappresentazione di giganti li trovo assolutamente perfetti. Un manga che ho iniziato da poco a seguire è The Ancient Magus Bride di Kore Yamazaki, edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90€. Ho i primi 5-6 volumi se non sbaglio, dovrebbe essere una serie ancora in corso in Giappone, quindi non ho idea di quanti volumi saranno alla fine. Per il momento mi sta piacendo veramente tanto perché si parla di magia, di un mondo in cui esistono delle creature appunto fantastiche, paranormali. La protagonista per adesso non mi fa impazzire, però mi piace tantissimo lo stregone Elias. Mi intriga veramente tanto, lo trovo un personaggio cupo e tenebroso e non lo so, mi affascina molto questa cosa. I disegni devo dire che sono molto belli, il tratto forse non è uno dei miei preferiti, però per quanto riguarda la storia, gli abiti, le creature, mi piace molto come vengono rappresentate. La protagonista è una ragazza di 15 anni che non ha famiglia, non ha averi, non ha doti particolari e un giorno viene presa appunto da questo stregone come sua apprendista. Al momento ho letto soltanto i primi 2 volumi di questa serie, però mi incuriosisce veramente tanto e soprattutto sono curiosa di vedere, di scoprire di più qualcosa su Elias e di vedere se Cise, la protagonista, crescerà e tirerà fuori un po' di più il suo carattere. Sto seguendo anche Our Little Sister di Akimi Yoshida, edito sempre dalla Star Comics al prezzo di 4,90€. Ho i primi 5 volumi, ma ho letto soltanto i primi 2. Ed è una storia veramente molto carina e abbastanza matura. La storia parla molto di legami, di famiglia, amicizia, rapporto fra sorelle. Infatti le protagoniste sono 3 sorelle che vanno al funerale del loro padre e incontrano per la prima volta la loro sorellastra. Da allora non si separeranno ed è bello vedere come si svilupperanno le vicende fra di loro e anche con altri personaggi all'interno della storia. Il tratto non è uno dei miei preferiti, mi ricorda tanto dei manga vecchi, ma non inteso in senso dispregiativo, anzi ci sono secondo me delle scene molto divertenti e simpatiche e l'espressività dei personaggi mi ha colpito veramente tanto. Forse quello che non mi spinge completamente ad andare avanti con questa storia, motivo per cui sono ancora ferma al secondo, è che si tratta di una storia comunque quotidiana, di relazioni, non c'è un elemento dinamico, d'azione, di intrigo, però nonostante questo è una storia comunque validissima. Uno shoujo che sto seguendo con molto piacere, che mi ha sorpresa abbastanza, è Tsubaki Cho Lonely Planet di Mika Yamamori, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30€. Al momento sono usciti 3 volumi, sta per uscire il quarto e io non vedo l'ora di continuarlo. È una storia che secondo me non è particolarmente originale, ha diversi elementi tipici del genere shoujo, però ecco, nella sua semplicità è comunque di intrattenimento, mi mette di buon umore e ci sono dei momenti in cui mi fa emozionare, quindi penso sia importante, senza tralasciare il fatto che i disegni sono meravigliosi. Avevo già amato tantissimo Una stella cadente in pieno giorno di questa autrice, i disegni erano meravigliosi e anche qua non scherzano, sto amando moltissimo il tratto di questa autrice, penso che sia molto bello, molto morbido come piace a me, i personaggi vabbè sono belli da paura.
protagonista è una ragazza liceale che per aiutare il padre economicamente va via di casa e diventa una sorta di domestica, donna delle pulizie presso uno scrittore che lei si immagina come un uomo anziano, in realtà è un ragazzo giovane. Apprezzo molto che ci siano degli adulti all'interno di questa storia, anche se non sempre secondo me si comportano come tali. Ci sono molti elementi un po' infantili, tipici equivoci del genere shoujo, che a volte mi fanno sorridere, altre volte mi danno un po' di irritazione. Detto questo, sono curiosa di continuarlo, sperando che venga fuori una parte un po' più matura in questa storia. Manga che sto adorando alla follia è Le situazioni di lui e lei, di Masami Tsuda, edito dalla Planet al prezzo di 4,50€. Al momento ho letto i primi 3 volumi e so che sta per uscire il 6° se non sbaglio. In realtà la storia è già stata pubblicata tutta qua in Italia, questa si tratta di una sorta di ristampa, però ecco, io non l'avevo mai letto, quindi sto seguendo questa serie per questo motivo. Avevo visto l'anime da ragazzina e mi era piaciuto veramente tanto, e anche il manga lo sto adorando perché, a differenza di altri shoujo, lo trovo diverso, più profondo e interessante per certi aspetti, perché comunque sorge molto il carattere dei personaggi e si entra nel dettaglio in alcune situazioni. La protagonista è una ragazza che sembra perfetta e adulata e amata da tutti, finché non arriva seconda in un test dietro un ragazzo che sembra altrettanto perfetto, e quindi lei si fisserà e si metterà in competizione perché in realtà tutto quello che fa è per un secondo fine, lei ama essere adulata e mettersi, diciamo, in mostra. Ovviamente si parla anche di primo amore ed è una cosa, secondo me, dolcissima in questo manga. Mi piace moltissimo, così come il tratto, che anche in questo caso mi ricorda molto i manga un po' datati, ma non mi disturba, anzi, soprattutto quando si tratta di rappresentare i volti dei personaggi, perché non sono super dettagliati, ma ti esprimono qualcosa, riescono a comunicarti in maniera diretta quello che stanno provando, e quindi lo trovo veramente fantastico. Sto seguendo inoltre il nuovo manga di Inyo Asano, ovvero Dead Dead Demons Destruction. Questo è il numero 1, edito dalla Planet al prezzo di 7,50€. Sono usciti al momento 3 volumi, ho i primi 2 e sto andando cautamente in questa direzione perché so che il manga è ancora in corsa in Giappone e che anzi l'autore si sta prendendo una pausa, quindi ho paura di leggere tutto quello che c'è da leggere e poi aspettare gli anni. In ogni caso è una storia che mi ha colpito da subito, innanzitutto per i disegni, che vabbè, che ve lo dico a fare, Asano è uno dei mangaka che sto amando di più al momento. Mi piacciono molto i suoi disegni così realistici, i personaggi che sono sempre diversi, gli sfondi super dettagliati, insomma mi piace come disegna quest'autore, e la storia è ambientata in Giappone in un ipotetico futuro in cui una navicella aliena sosta sul Giappone ed è ferma lì da un po' di tempo, non si sa che cosa vogliono, non si sa se sono venuti in maniera pacifica, se vogliono combattere, hanno provato a demolirla ma non c'è stato verso, insomma questa è la situazione. Nel frattempo noi seguiamo le vicende quotidiane di un gruppo di ragazze. È molto interessante per me vedere una storia che da una parte ha degli elementi immaginari, fantastici, un po' sci-fi, e dall'altra invece storia di vita quotidiana, si parla di scuola, amicizia, crescita, i problemi tipici degli adolescenti, insomma queste due cose sembrano talmente lontane che invece si uniscono perfettamente. E non lo so, sono molto curiosa di vedere come andrà avanti la storia. Un altro manga che sto seguendo, ma che forse metterò in pausa, è Noragami di Adachi Toka, edito dalla Planet al prezzo di 4,50€. Al momento ho letto i primi 2 volumi, anche sui primi 4, e la storia non mi fa tanto impazzire. Il primo volume mi era piaciuto, ma forse non così tanto da continuarlo, non so spiegare bene questa cosa, ho fatto tantissima fatica a leggere il secondo, mi interrompevo continuamente, non avevo voglia di leggerlo e non so bene il motivo, perché alla fine la storia ha degli elementi che mi incuriosiscono, paranormali, magia, lotta contro i demoni, forse sono i personaggi che al momento non riesco a comprendere al 100%, in cui non riesco a vedermi e
a immaginarli, non lo so. È una storia sicuramente dinamica d'azione, forse un po' troppo per i miei gusti, forse mi piacerebbe che entrasse un po' più nel profondo per conoscere meglio i personaggi, la loro storia o in generale la storia dietro a questi spiriti o demoni. Probabilmente più avanti sarà così, ma per il momento non sono molto attratta da questa storia. Ultimo, ma sicuramente non per importanza, Amarsi e lasciarsi di Osaki Saka, edito dalla Planet al prezzo di 4,50 €. Al momento sono usciti due volumi che ho letto e che ho adorato, non vedo l'ora di leggere il terzo e anzi vorrei avere tutti i volumi qua adesso perché ho amato alla follia il primo volume, il 2 non mi ha delusa per niente, quindi cosa stiamo aspettando? Anche in questo caso si tratta di uno shoujo abbastanza classico. Le protagoniste sono due ragazze praticamente opposte, una è molto sognatrice, timida, l'altra invece più decisa e razionale, e si confrontano con due ragazzi altrettanto diversi, il fratello di una delle due ragazze e l'amico di infanzia vicino dell'altra. Sono tutti e quattro personaggi che mi stanno piacendo tanto perché li trovo ben caratterizzati e diversi, nonostante ancora non si sia entrato troppo nel profondo di ognuno di loro, però sono molto curiosa di andare avanti e scoprire come si relazioneranno e come evolveranno le questioni fra di loro. Ovviamente anche in questo caso si parla di vita quotidiana, scuola, amicizia e amore e lo trovo veramente dolcissimo. Inoltre il tratto della Saki Saka mi piace da impazzire, i suoi personaggi sono bellissimi. Esistessero nella vita reale dei personaggi del genere, delle persone del genere, sarebbe tutto molto più bello, sicuramente. Questi erano quindi i manga che sto seguendo al momento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se state seguendo anche voi uno di questi manga che ho citato, o se me ne consigliate altri magari che assomigliano a questi o che secondo voi potrebbero piacermi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!